bentrovati tutti, buon venerdì. Un saluto al nostro pubblico in studio e naturalmente un saluto a chi ci segue come tutti i giorni da casa. Una grande inchiesta giornalistica sta portando alla luce lo scandalo globale dell'evasione e dell'elusione fiscale. Politici, imprenditori, manager, calciatori e divi dello spettacolo di mezzo mondo sono al centro dell'inchiesta sui cosiddetti Panama Papers, i documenti fatti uscire da fonte anonima dagli archivi di un importantissimo studio legale appunto di Panama. Quei documenti raccontano delle soluzioni adottate da migliaia di cittadini noti e meno noti per utilizzare i benefici dei paradisi fiscali e quindi per pagare meno tasse nel proprio paese di residenza. In Italia si parla di 800 persone coinvolte in questa inchiesta. Sì, Massimiliano, si tratta di un'inchiesta, di una potente inchiesta giornalistica, frutto di una grande, vorrei dire, di una grandiosa condivisione di documenti, di informazioni da parte del Network International Consortium of Investigative Journalists di Washington, il consorzio internazionale di giornalisti investigativi che coinvolge quasi 400 giornalisti in tante parti del mondo. Imponenti sono i numeri di questo dossier, 11 milioni e mezzo di documenti resi pubblici, 200.000 le società offshore citate, 204 i paesi di provenienza dei clienti dello studio panamense, 511 banche coinvolte e sarebbero 150 i nomi dei capi di Stato, dei leader, dei personaggi politici, dei funzionari pubblici emersi dai documenti riservati e adesso resi pubblici. L'inchiesta giornalistica dunque parla di fisco, in apparenza parla di fisco, ma in realtà racconta le ingiustizie economiche e sociali che sono al centro della storia del nostro mondo. E di questo vogliamo parlare con gli ospiti che abbiamo qui in studio, che naturalmente Gabriella siamo pronti a raggiungere. Allora, una bentornata innazitutto a Suor Alessandra Smerilli, religiosa salesiana, docente di economia politica alla Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione Auxilium. Grazie, Suor grazie Alessandra. Grazie a voi. Un grazie che estendiamo ad Elisa Baciotti, direttrice Buongiorno. Delle campagne di Oxfam Italia. Grazie anche a te per essere con noi. Buongiorno. Ed è collegato dai nostri studi di Milano uno dei giornalisti che fa parte del consorzio di cui parlavamo all'inizio, insomma uno dei protagonisti di questa grande inchiesta giornalistica mondiale. Lui è Paolo Biondani dell'Espresso. Grazie Paolo per essere con noi oggi in studio. Grazie davvero. Ecco, Biondani, non grazie possiamo, ben arrivato, non cominciare da te. Gli italiani con i soldi in paradiso, lo vediamo, è il titolo, dovremmo vederlo, è il titolo principale della vostra inchiesta pubblicata sull'Espresso, che è in edicola appunto da questa mattina. Allora, prima di andare a guardare ai nomi italiani, aiutaci a capire quello che ci sta più a cuore, cioè come nasce, che cosa ha generato questa inchiesta, che cosa sta evidenziando? All'origine dell'inchiesta, questa è la terza inchiesta che fa il consorzio di giornalisti investigativi che ha la sede centrale a Washington, ma a Washington in sostanza c'è una fondazione di ricercatori, un centro di ricerca che sistematizza i dati e organizza un grande archivio informatico mettendolo poi a disposizione di tante testate di tutto il mondo, generalmente una testata per ogni nazione, per l'Espresso c'è l'Italia, cioè per l'Italia c'è l'Espresso. In questo caso, all'origine di questa colossale fuga di notizie, che appunto, come avete ricordato molto bene nella presentazione, sono in sostanza sono i dati di circa 214.000 società offshore. Se volete spiegarmi subito cosa sono le offshore, altrimenti... Sì, spieghiamolo per il nostro pubblico. Questo termine, insomma, che cosa individua? È un termine gergale, significa in inglese semplicemente fuori bordo, mare aperto, vuol dire fuori giurisdizione, come dire. Identifica società che hanno due caratteristiche, entrambe magari formalmente legali, almeno in alcuni stati, ma sostanzialmente simbolo di ingiustizia. La prima caratteristica è che sono società che hanno sede in paradisi fiscali. Sono paradisi fiscali eccezionalmente favorevoli, quindi non è che semplicemente in quei paradisi fiscali sono quelli della blacklist, cioè non è semplicemente che si pagano poche tasse o una percentuale di tasse più ridotta rispetto all'Italia, sono stati scelti apposta perché prevedono che per i redditi aziendali, per i redditi di attività economiche, queste società pagano zero tasse, zero.
Quindi mentre l'artigiano italiano eccetera è tartassato dalle tasse, lì si paga zero. Quindi il primo elemento è questa ingiustizia, anche se tutto legale. Secondo elemento è l'anonimato, questo è l'elemento secondo me più grave, poi se volete ci torniamo. Ecco, già si è andato al cuore della questione, a che cosa la rende moralmente deplorevole. Vorrei che, naturalmente i documenti sono tantissimi, quindi l'utilità di questa grande condivisione, di questo lavoro in squadra da parte dei giornalisti delle varie testate risulta evidente. Cioè, chi sono e che ruolo, che peso hanno nell'economia mondiale alcuni dei personaggi coinvolti? È rivolta a me la domanda. Sì, sì. A farla molto breve, queste carte complessivamente a livello internazionale fotografano una situazione, un sistema economico mondiale basato sulla finanza, fondato sulla quella che si chiama turbofinanza, in cui c'è una piccolissima percentuale della popolazione, l'1% si dice, ma nel nostro caso sarà lo 0,1, sarà l'1 per 1000, l'1 per 10.000, quindi una piccola fetta di popolazione sfacciatamente ricca, che può permettersi di collocare le proprie attività economiche o i propri soldi in posti dove non si pagano tasse e in cui è possibile, legalmente possibile, sono paradisi fiscali ma anche paradisi legali, paradisi societari, in cui è legalmente possibile aprire una società completamente anonima, cioè una società in cui nei pubblici registri consultabili dall'esterno si vede solo il nome del direttore, diciamo così, che normalmente è un fiduciario, un commercialista. Il proprietario vero, l'effettivo titolare, risulta completamente schermato. Quindi, per dirla molto chiara, potrebbe esserci dietro anche Totò Riina, ecco, e i soldi girano in banca liberamente. Paolo, rispetto ai nomi che circolano, ci stai in sostanza dicendo che ce ne potrebbero essere molti altri. Io vorrei però che tu qualche nome a livello internazionale ce lo ricordassi, perché insomma in questi giorni quello cui assistiamo è anche un terremoto, non so, c'è un governo in Islanda che è caduto, le conseguenze cominciano a vedersi, forse sono ancora ben lungi dall'essere quelle reali, insomma, però qualcosa sta già succedendo. Aggiungo che Cameron prova a difendersi in queste ore, ad esempio. Purtroppo stanno, come dire, subendo ripercussioni negative i capi di governo che hanno piccoli problemi forse di evasione fiscale, diciamo nella peggiore delle ipotesi di evasione fiscale, perché in una democrazia comunque fa scandalo il solo fatto di avere un offshore, cioè anche di avere una cassaforte anche legalmente, però tu capo di Stato non paghi le tasse, capo di governo non paghi le tasse, io cittadino le devo pagare tutte, e viene considerato ingiusto e quindi ci sono, come dire, c'è una sanzione politica che funziona. Non sta succedendo niente, ai noi, ai casi, nei casi documentatissimi di dittatori o di comunque presidenti autocrati di questi paesi dove vincono le elezioni col 99%, in cui c'è, che ne so, il presidente dell'Azerbaigian ha i figli, no? Risultano intestatari di miniere d'oro, e naturalmente non è una cosa dichiarata perché la proprietà di queste miniere d'oro è schermata dalle offshore. Abbiamo visto, Paolo, politici nigeriani. Ecco, abbiamo visto anche la nomenclatura, insomma, intorno a tanti personaggi, anche intorno a Putin, abbiamo sentito alcune dichiarazioni che un po' irridevano, per esempio lì all'inchiesta, e in Cina, per esempio, anche lì tanti nomi coinvolti vicino a Xi Jinping, però anche lì sembra che si muova poco. Appunto, la sanzione in una democrazia è la, come dire, la disapprovazione popolare che può spingere a cambiare le cose, e in altri paesi, per esempio in Cina, la notizia non sta uscendo, semplicemente i cinesi non lo sanno, o riescono a guardare internet cosa scrivono gli altri giornali del mondo, oppure non lo vedono. E in Russia Putin, cioè tutta la cerca di Putin, ha reagito dicendo che cosa ha detto, un complotto della CIA, una notizia, per inciso, che è uscita in Germania, quindi... Senti Paolo, ci hai spiegato bene il meccanismo, no? Il principio delle tasse zero, le aziende offshore, però tutto parte da uno studio legale a Panama, no? Lo studio Fonseca. Qual è il suo ruolo? Qual è il ruolo di questo studio legale? Questo studio legale è, come dire, la fabbrica delle offshore, in sostanza è la fabbrica delle casseforti, in cui poi l'interessato ci può mettere dentro quello che vuole, niente come... nel caso di alcuni attori, presentatori italiani eccetera, che dicono che hanno comprato la cassaforte senza metterci dentro niente. E in altri casi invece lo studio Mossack Fonseca fa anche la gestione della società, oltre a costruirla.
Quindi in questi casi riusciamo anche a vedere quali operazioni economiche sono state fatte, spesso sono operazioni milionarie o miliardarie. Ecco, vorrei coinvolgere suora Alessandra, perché Paolo ci ha spiegato molto bene che cosa significa in termini di vantaggi spostare e stornare i propri guadagni verso un paradiso fiscale, ma insomma, visto che a noi preme molto la questione della giustizia sociale, vorrei che tu ci spiegassi con altrettanta chiarezza quali sono i danni per il paese in cui il contribuente avrebbe dovuto pagare le tasse, o direi i paesi, perché poi qui c'è un'interconnessione. C'è un'interconnessione e non ci dimentichiamo che quello che qui abbiamo visto e che è stato svelato è la punta di un iceberg, perché in realtà la lista dei paradisi fiscali è molto ampia. Se pensiamo che per uno abbiamo raggiunto 215.000 società, immaginiamoci su almeno 50 qual è il coinvolgimento a macchia d'olio su tutto il pianeta. E allora il fenomeno è così grande. Perché ci riguarda? Perché dobbiamo parlarne? Perché si tratta di super ricchi o persone che si possono permettere di fare questi giri di denaro, di spostare denaro all'estero, di non pagare le tasse? Ma che cosa comporta non pagare le tasse in un paese? A mio parere è una doppia ingiustizia. E cioè il fatto che altri devono comunque pagare le tasse e non ricevono i servizi che potrebbero ricevere se tutte le tasse fossero state pagate. Ci dicono sempre che non ci sono soldi, quanti sono fuori di questi soldi. E l'altra ingiustizia è che i più poveri paradossalmente devono pagare di più perché i ricchi riescono ad eludere le tasse. Allora, questo da un punto di vista economico, di efficienza, morale e di giustizia sociale, penso che sia uno scandalo. Allora Paolo, dalle parole di suor Alessandra mi pare che hai da lavorare parecchio nei prossimi anni, quindi la data della pensione inevitabilmente dovrà allontanarsi. Scherzi a parte, veniamo a noi, no? All'Italia, 800 i contribuenti coinvolti, c'è una prima lista di 100 nomi, naturalmente non te li chiedo tutti, ma i casi più eclatanti certamente sì. Guardate, si sono tutti concentrati sui giornali, ho visto oggi hanno ripreso la nostra notizia. In questo caso qua non è semplicemente siamo arrivati per primi a pubblicare una notizia di dominio pubblico, è una notizia, come dire, costruita proprio da noi con molta fatica, è una banca dati immensa e c'è proprio da lavorare, quindi per fortuna hanno citato quasi tutti il fatto che insomma l'avevamo proprio trovata noi. Quindi il numero di 800 è un numero provvisorio ovviamente, sono i nomi collegati all'Italia che finora abbiamo trovato noi, adesso stiamo andando avanti. Personalmente la cosa che mi ha più sbalordito, la storia tra tutte che mi ha più sbalordito, è una storia che riguarda un signore che si chiama Angelo Zito, è un finanziere barese trapiantato in Lussemburgo. Questo signore viene arrestato nel 1999 e condannato tra il 2000 e il 2001 con sentenza definitiva per mafia, in quanto i giudici di Palermo, tra l'altro lui confessa, i giudici Palermo lo bollano come uno dei tesorieri dei fratelli Graviano. I fratelli Graviano sono boss corleonesi, stragisti, sono quelli che secondo il pentito Spatuzza hanno fatto saltare in aria Paolo Borsellino, per intenderci, e sono i mandanti dell'omicidio di Don Puglisi. Quindi chiaro che abbiamo a che fronte. Questi sono una mafia, sono la mafia di Brancaccio, una mafia, come dire, economica, una mafia d'affari. Hanno un sacco di soldi, incontestatamente. Gli sono stati sequestrati tanti soldi in Italia, ma è certo che hanno una montagna di soldi all'estero che non sono mai stati trovati. Questo signore era il tesoriere che gestiva gli investimenti dei Graviano all'estero. Chiaro? Viene arrestato, processato, condannato e al timbro del condannato per definitivo per mafia. Nel 2004 torna libero, va in Lussemburgo, viene accreditato dal governo lussemburghese come... Viene iscritto con atto del Ministero della Giustizia, conservato negli archivi dello studio Mossack Fonseca di Panama, viene iscritto all'albero dei commercialisti. A questo punto si rimette a costruire offshore, liberamente, e fino al 2012 ha società anonime, società create apposta perché non si sappia chi c'è dietro, tra Hong Kong, Lussemburgo, nelle Seychelles. Questo è in Lussemburgo, capite? Cioè, una storia incredibile. Ecco, suor Smerilli, questa è una storia incredibile e vale la pena
aprire una riflessione. Poi io vorrei portare la riflessione anche su quella linea di confine che forse non per tutti noi è chiara, tra l'evasione e l'elusione. Lo abbiamo già più volte detto, no? Forse non tutti i contribuenti hanno evaso il fisco, ma di sicuro hanno cercato delle strade per pagare di meno. Allora, questo, torniamo a dirlo, non è moralmente probabilmente accettabile, e vorrei ampliare il contesto, perché i paesi che poi hanno ricevuto meno tasse, se pensiamo per esempio al contesto africano, sono quelli che veramente non riescono a garantire non i servizi, la sopravvivenza, esatto, alla popolazione. La sopravvivenza, i servizi di base legati proprio alla sanità, alla salute, sopravvivenza di vita, alla nascita. E in Africa c'è il caso di una compagnia ugandese che è riuscita ad eludere tasse per 400 milioni di dollari, sapendo che 400 milioni di dollari per una vendita di un terreno dove si estraeva petrolio è il budget intero dell'Uganda destinato alla sanità. Proviamo a capire che cosa vuol dire questo. Stiamo vedendo un titolo dell'Avvenire, esatto, il 6 aprile. Perché l'Avvenire ha riportato diritti negati. Esatto. E pensiamo che se prendiamo l'Africa nel suo complesso, ogni anno l'Africa perde tra i 30 e i 60 miliardi di dollari in evasione, elusione e flussi finanziari illeciti, che sono esattamente il triplo degli aiuti umanitari ricevuti dalla stessa Africa. E sono Africa. Dati sconvolgenti, dati ben noti ad Oxfam Italia, che qui è ben rappresentato, che è un'organizzazione umanitaria che su questo terreno si sta dando molto da fare, perché proprio ha a che fare con la giustizia sociale. Allora, voi avete lanciato già diversi mesi fa un'ampia campagna online che si intitola proprio Basta con i paradisi fiscali. Allora, sì, prima di entrare tra poco lo faremo nei dettagli di questa campagna, io vorrei chiederle, perché è una curiosità insomma nostra legittima, quante firme in calcio alla petizione si sono aggiunte proprio in questi giorni dopo l'esplosione del caso Panama Papers? Una settimana fa eravamo a 190.000 firme in tutto il mondo, ad oggi sono 220.000. L'effetto si è sentito. L'effetto si è sentito molto, e si è sentito anche in Italia, dove sono decine di migliaia di cittadini che stanno aderendo con sempre più forza a questa nostra petizione. Ecco, cosa chiedete, a chi è rivolta e perché? Chiediamo ai governi, sia il governo italiano sia il governo europeo e ai governi, se vogliamo, di tutto il mondo, di mettere in atto delle soluzioni per contrastare l'elusione fiscale, perché le soluzioni ci sono state studiate, sono state anche faticosamente progettate, e adesso è tempo che vengano attuate. In particolare sono due rilevanti. Sì. Una mirata a intervenire per limitare l'elusione fiscale in atto da parte degli individui, quindi istituire dei registri pubblici centralizzati in cui risultino i beneficiari effettivi dei beni e delle società offshore, in modo che non ci si possa più schermare dietro un prestanome, in modo che si possa conoscere chi beneficia effettivamente di queste società, di queste scatole, di queste cassaforti create insomma per beni e servizi. E l'altro riguarda invece una misura che è attualmente tra l'altro in studio anche dalla Commissione europea, volta a limitare l'elusione fiscale da parte delle multinazionali, ovvero introdurre l'obbligo per le multinazionali di rendicontazione pubblica paese per paese dei loro profitti, in modo da raggiungere l'obiettivo che a livello effettivo di profitti fatti in un paese corrisponda a un effettivo livello di imposte. Andiamo da Eugenia. Sì, Eugenia. Oggi vi chiediamo di dirci che cosa ne pensate di questo scandalo, dello scandalo Panama Papers. Pensate che la distrazione di capitali all'estero sia una pratica immorale? Vogliamo sapere inoltre se pensate che i contribuenti italiani coinvolti in questo scandalo debbano risarcire il nostro Stato, lo Stato italiano, dei fondi sottratti pagando meno tasse. E se volete fateci arrivare anche le vostre domande sulla questione, potete farlo attraverso il nostro numero verde che è l'822 88 96, troverete una segreteria telefonica e potete lasciare un messaggio, oppure potete scriverci a siamo noi @tv2000.it, mandarci un tweet a @siamo noi tv2000, o volendoci anche la nostra bacheca di Facebook. Allora Paolo, noi abbiamo visto che nell'inchiesta è coinvolta la mafia, abbiamo visto che sono coinvolti diversi personaggi di spicco a livello politico in Europa, e però mancano ancora i nomi di politici italiani. Dobbiamo soltanto aspettare o c'è una spiegazione diversa?
Beh, qualche nome collegato alla politica c'è, però c'è Silvio Berlusconi, c'è una società di una delle società offshore di Berlusconi, c'è il genero di Gianni Letta, ci sono alcuni politici, mi pare di centrodestra, di livello regionale, ma questo non è uno scandalo politico per l'Italia, è una vicenda economica. Nel senso che anche i casi in cui c'è il parente dell'imprenditore o il politico è perché è contemporaneamente imprenditore. Sul perché non ci siano, come all'estero, tanti politici, io ho un'idea. Quale? In Italia tra il 1992 e il 1994 ci sono state 1408 condanne definitive per corruzione. C'è stata Tangentopoli, 1408 condanne definitive. Erano quasi tutte persone, cioè i grossi avevano tutti i conti in Svizzera. Quindi ai politici italiani è arrivata come messaggio forte e chiaro: se avete il conto estero intestato a voi, vi beccano. Quindi è molto probabile che tra i nostri nomi magari ci siano dei politici, ma noi non troviamo il politico, troviamo il maggiordomo, come c'è un caso famoso, no? Il padre della Le Pen. Sì. Quindi non capiamo che dietro c'è il politico. E vediamo che cosa rischia a questo punto, Paolo, il maggiordomo italiano, perché il vice ministro dell'economia Zanetti, commentando questo dato degli 800 nomi italiani, lo vediamo nella grafica, minaccia un periodo bello lungo di tribolazione per quelli che non hanno approfittato della finestra per l'emersione dei capitali esteri, la cosiddetta voluntary disclosure. Allora, nelle pagine poi di oggi dell'Espresso c'è anche un'intervista alla direttrice dell'Agenzia dell'Entrata, Rossella Orlandi. Ecco, che cosa rischiano concretamente gli italiani coinvolti in questa vicenda? Abbiamo fatto un'intervista, ha accettato di darci questa intervista la dottoressa Orlandi proprio per capire cosa succede agli italiani con l'offshore. Cominciamo subito a dire che se uno ha dichiarato nella dichiarazione dei redditi, c'è un quadro che si chiama RW, serve proprio a dichiarare cosa hai all'estero. Non è illecito avere beni all'estero, basta dirlo. A quelli non succede niente, perché pagano già un po' di tasse su quello che hanno all'estero. Un dato fondamentale che ha spiegato bene la dottoressa Orlandi è che tu devi dichiarare anche le partecipazioni societarie che hai all'estero. Quindi anche se hai la cassaforte vuota, comunque me lo devi dire, perché potresti prima o poi riempirla. Se poi c'hai dentro i soldi, devi dire tutto. Senti Paolo, a questo punto, sì, a quelli che hanno fatto... Sì, no, a quelli che hanno questi, ipotizziamo che un tizio ha 100.000 euro e non li ha dichiarati, nascosti dentro un offshore, cioè nel solito meccanismo del conto in Svizzera, magari collegato all'offshore delle Seychelles. L'offshore Seychelles serve solo a nascondere il conto in Svizzera. E da noi è successa, c'è stata la voluntary disclosure, no? C'è stata come una specie di autodenuncia con un effetto di sanatoria. L'Orlandi ha spiegato benissimo che l'autodenuncia vale se è completa, cioè mi devi avere detto tutto. Se ti becco che non mi hai detto tutto, sono rovinati, perché adesso c'è anche il reato di autoriciclaggio, un reato molto grave. Scusami Paolo, quindi quell'intervista si concludeva in un modo, insomma, che lascia molte perplessità. La domanda a quanti italiani hanno dichiarato volontariamente le loro offshore, la risposta dell'Orlandi era nessuno. Nel senso che ci sono alcuni italiani che hanno dei giustificati motivi per avere una società estera, che ne so, in un paradiso, in un'isola esotica. Mettiamo, facevo l'esempio un po' così, tanto per far capire al lettore la situazione. Chi esporta frutta di tropicale. Frutta esotica. Esatto, l'esportatore di frutta esotica. Quello è chiaro che deve avere una società nel posto dove si producono le banane o le noci di cocco. E se il tizio fa dirigente di un'azienda di trasporti italiana, per che motivo deve avere lo share? Io gli dicevo a lei, ha mai trovato dirigenti di aziende normali, perché sono quasi tutti manager o imprenditori, che abbiano dichiarato di avere l'offshore? La risposta è stata, nelle sue esperienze, non è mai successo. Poi vediamo. Il che la dice lunga, mi sembra. Baciotti, allora a questo punto io le chiedo, ma al suo giudizio il nostro paese ha di fatto rinunciato alla lotta all'evasione dei grandi capitali all'estero? Mi augurerei di no, tanto per cominciare appunto il nostro paese è nell'Unione Europea e la Commissione Europea sta proprio analizzando in questi mesi, e lo farà ancora di più la prossima settimana,
una direttiva specifica, una proposta specifica rispetto alla rendicontazione pubblica paese per paese delle multinazionali. Si tratta di un passo in avanti importante che si aggiunge a delle risoluzioni, a delle proposte già adottate in sede OCSE. Su queste l'Italia con la Commissione europea fa un passo in più, almeno sulla carta, un passo in più che ci soddisfa ma che non ci basta, perché, come dire, la proposta oggi della Commissione europea è che ogni multinazionale sopra i 750 milioni di dollari sia tenuta a rendicontare paese per paese i propri profitti. Noi invece chiediamo completa trasparenza, cioè che tutte le multinazionali, indipendentemente dalla loro grandezza, rendicontino e che lo facciano con un set di indicatori veramente importante che ci faccia capire le cose. Qualche dubbio, ahimè, rimane. Allora, Eugenia. Tante sono le telefonate che stanno arrivando dai nostri telespettatori. Innanzitutto una condanna ferma di chi sceglie di distrarre i propri conti, diciamo, all'estero. E poi arrivano alcune richieste di chiarimenti. Chiedono appunto che seguito avranno le persone che hanno fatto questa scelta e se è possibile per l'Italia in qualche modo recuperare questi capitali e quindi la tassazione a cui dovrebbero essere sottoposti. E poi un'altra nostra telespettatrice chiede esattamente come funziona, cioè come si fa a investire questi capitali senza pagarci sopra nessun tipo di tasse. Paolo, aiutaci tu. Allora, per quanto riguarda cosa accade, mi sembra che sia stato chiaro prima, sì. Se li beccano sono rovinati, sì, insomma, hai detto più o meno così. Questi dati non sono in nostro possesso. Noi abbiamo accesso a una banca dati che è del Consorzio dei giornalisti investigativi. La Süddeutsche Zeitung è l'unico giornale che ha i dati in proprio, diciamo, cioè che può guardare tutto, come dire. Noi possiamo fare delle ricerche nominative e basta. Quindi attraverso di noi molte procure italiane, diverse procure italiane, quindi la magistratura e anche l'Agenzia delle Entrate stessa, come ha annunciato anche la dottoressa Orlandi in intervista, hanno chiesto al consorzio di poter avere questi dati. A questo punto sono documenti autentici, innegabilmente, e la prima cosa che farà l'agenzia sarà andare a vedere, bene, tu me l'hai dichiarata queste società. Secondo, hai fatto almeno la disclosure, cioè, come dire, ti sei pentito, hai fatto la sanatoria, ti sei regolarizzato ex post. Se non hai fatto tutto questo, nell'uno e nell'altro, è rovinato. Sono guai seri, anche penali probabilmente. Mi inquieta un po'. E poi gli salta la disclosure. No, mi inquieta un po' la telespettatrice che vuole sapere come si fa. Un po' di istruzioni. Un po' mi inquieta. Un po' di istruzioni, no, evidentemente vuole sapere che meccanismo c'è, con più chiarezza, almeno speriamo. Ma Baciotti, intanto ricordando che voi come Oxfam avete anche realizzato un film che è documentario, che è un pugno allo stomaco, che ci auguriamo che più persone vedano, The Price We Pay, parallelamente alla vostra petizione. Io vorrei tornare a quella petizione per capire qual è l'obiettivo più realistico che voi immaginate di realizzare, cioè come si passa, si fa quello scatto dall'indignazione all'impegno, perché uscendo per esempio dal filmato si ha la sensazione triste di essere quasi impotenti. E invece è proprio questo il messaggio che vorrei con il vostro aiuto lanciare oggi. I cittadini italiani, i cittadini europei che assistono all'esplosione di uno scandalo come quello dei Panama Papers si devono sentire indignati, ma non possono e non debbono sentirsi impotenti, perché le soluzioni ci sono delle soluzioni anche individuali, quindi prestare maggiore attenzione e essere più consapevoli di dove si investono i propri soldi, e ci sono delle soluzioni collettive, ovvero appunto chiedere ai propri governi, in particolare al governo italiano, visto che siamo in democrazia e le democrazie sono proprio sensibili a ciò che pensano i propri cittadini, di impegnarsi per cambiare le cose. Questo è il sito di Oxfam dove si può firmare la petizione, no? Sì, lo è, e appunto negli ultimi 5-6 anni la comunità internazionale ha fatto dei piccoli passi in avanti su questo tema. Noi vogliamo di più, vogliamo una trasparenza totale, e sarà possibile solo se molti cittadini ci ascolteranno e noi lo speriamo. Allora, siamo in conclusione, suora Alessandra, però io questa gliela devo chiedere: ma tutto quello di cui abbiamo parlato oggi
È l'economia che uccide, denunciata spesso da Papa Francesco? Questa è l'economia che uccide, e di fronte a questa economia che uccide noi dobbiamo capire qual è l'economia che invece salva, e come è stato già detto, credo che di fronte a queste cose non basta l'indignazione, ma è necessaria, bisogna denunciare, dobbiamo essere tutti consapevoli, le informazioni le abbiamo, e se non denunciamo, non siamo consapevoli, non facciamo azioni sia a livello individuale che collettivo, perché tutto questo vada a finire diversamente, ohimè devo dire che siamo complici, e allora poi non possiamo lamentarci. Ringraziamo veramente tutti i nostri ospiti che ci hanno ricordato quanto di fronte a questo sistema che uccide davvero siamo tutti responsabili. Allora ci fermiamo per una pausa, torniamo subito dopo la pubblicità. Oggi nello spazio dell'approfondimento ci occuperemo di sonno e di sogni, compresi quelli di cui tanto si parla nell'Antico e nel Nuovo Testamento. A tra pochissimo, restate con noi. Sento bene? Ma cos'è questo strano? Ma è il suono del russare, eh? Mi sembra. Non è il mio. Noi non siamo. Non c'entriamo. Forse no. Quello di Gabriella. No. Nemmeno? No. Noi donne non russiamo mai. E non così. Gabriella è mille risorse, ma quindi non mai dire mai. Questo è un russamento maschile, Massimiliano. Ma sarà, il mio non è. Allora, questo insomma è il suono che agita molte delle nostre notti, non soltanto di chi russa, ma poi anche di chi sta vicino, perché insomma è abbastanza complicato. Ma non è soltanto il russare a tormentare il riposo, c'è l'insonnia o il sonno troppo leggero, le difficoltà al risveglio e la stanchezza cronica con gli anni, e beh, con gli anni poi i disturbi legati al ciclo veglia riposo sono, ahi noi, sempre più numerosi. Anche qui non è il mio caso, ben inteso. Tutto da verificare. Sono ancora giovanissimi. Ma patologie più o meno leggere possono interessare anche persone più giovani e persino, pensate un po', i bambini. Ecco, e con l'arrivo della primavera, insomma, sembra che si abbia un desiderio maggiore di dormire. La mattina facciamo un po' fatica a svegliarci, abbiamo sempre voglia di riposare, l'adagio lo conosciamo, aprile, dolce dormire. Beh, allora noi oggi vogliamo dedicare questo approfondimento proprio al sonno, ai disturbi del sonno, almeno questa parte dell'approfondimento, e lo faremo innanzitutto lasciandoci guidare dal direttore del Comitato Scientifico della Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Disturbi del Sonno, cui do il benvenuto, Francesco Peverini. Ben arrivato, professore. Allora, professore, sono tanti gli italiani che soffrono di disturbi del sonno in questa stagione, ma in generale? In generale 8-9 milioni di persone lamentano, hanno sperimentato un disturbo del sonno per il quale hanno avuto fatica ad addormentarsi o si sono sentiti stanchi al risveglio. Però almeno 4 milioni di persone hanno un disturbo cronicizzato, quindi vuol dire che quotidianamente combattono contro una stanchezza da un riposo notturno inefficiente. Con conseguenze che possiamo immaginare. Sì. La curiosità è capire se insomma negli ultimi anni la situazione è andata peggiorando, visto che viviamo una vita molto frenetica, siamo sempre collegati, iperattivi, raggiungibili. Non v'è dubbio. Il fatto di vivere una realtà H24, 7 giorni su 7, può provocare la tendenza a comprimere il momento del sonno come se fosse qualcosa di non necessario. I bambini sono i primi ad avere problemi perché per loro esiste poi la televisione fino a tardi o comunque risveglio presto per andare a scuola, dovrebbero dormire almeno 10 ore, 9 ore e mezzo, 10. Gli adolescenti che dovrebbero dormire 9 ore si trovano invece a dormire di meno per tutta una serie di motivi che possiamo... Gli adolescenti sono sempre connessi con il cellulare in mano. Connessi a tutto e vanno a scuola presto, mentre alla loro età il ritmo biologico del sonno prevede un allungamento del bisogno di sonno nelle prime ore del mattino. Allora, ci hai detto i bambini e gli adolescenti. Bambini e adolescenti sono le prime persone. Le altre categorie, partiamo dai neonati, poi saltiamo i bambini e gli adolescenti. Beh, il neonato se ha un problema, e qui abbiamo la collega che è molto più esperta, però il neonato va sempre visto dal punto di vista di un disturbo del sonno, dobbiamo identificare se sia un disturbo respiratorio, un disturbo neurologico senza drammatizzare, però va sempre portato dal pediatra o dallo specialista. Quante ore per un neonato? Il neonato deve dormire le 16 ore. 16 ore. E poi piano piano ascendere, geneticamente determinate, quindi ognuno troverà la sua fascia d'orario e poi si arriva fino al bambino in età prescolare ai 10 anni. Poi cerchiamo di capire noi. Perché la interrompo? Perché a me è venuta una curiosità, no? Dica. Sono curioso di sapere se una grande viaggiatrice come Licia Colò ha difficoltà ad addormentarsi la notte.
Ma guarda, generalmente no, però un po' come diceva il professore, molte volte mi può capitare, se sono ansiosa, di continuare a lavorare col cervello di notte, quindi di non riuscire a dormire. E quando continuo a lavorare, a un certo punto provo a contare le pecore, provo a ripercorrere tutto quello che ho fatto nella giornata, perché mi hanno insegnato che è un metodo per addormentarsi. E lì niente. Però normalmente sono una persona che dorme bene. Non so. Abituata poi a percorrere il mondo in lungo e largo. Dormo dove mi capita, insomma. Ecco, anche questo però vorrei sapere, Gabriella, perché alla fine, no? Chi viaggia tanto, poi, come dire, subisce cambiamenti di letto, il fuso orario. Ma è tutta una questione della testa. Non senti niente. Io dormo ovunque. Io che ho passato ore e ore, giorni di vita sugli aerei, mesi di vita sugli aerei, io salgo a bordo, riesco a dormire anche Roma-Milano. Qui però io sospetto, lo chiediamo al professore e poi gli chiediamo anche di dirci quanto gli adulti dovrebbero dormire, perché questa informazione è fondamentale e ancora ci manca. Il sospetto che invece qui conti la genetica, perché per una persona come Licia, fortunatissima, che si addormenta dappertutto, che non ha problemi con il cambio di legge. No, ho detto perché si addormenta, mentre siamo sono entrato subito in difesa, perché mi sembra di dormire, ovviamente, ce ne sono altre che invece hanno grossa difficoltà. Sì. Quindi allora, intanto, quali sono le ore giuste e poi se purtroppo c'è una predisposizione genetica? Beh, diciamo, un giovane adulto che lavori fra i 30 e i 65 anni deve dormire almeno 7 ore e mezzo, 8 ogni giorno. E ci Quindi siamo. Questo è una bella sfida, perché anche qui è molto compresso. Per quello che riguarda i viaggi, io credo che da un lato la genetica, ma dall'altro anche un po' l'intelligenza di sapersi organizzare, perché altrimenti da sola la genetica può scontrarsi poi con una serie di impegni in successione che vengono ad alterare comunque il ritmo giorno-notte. Giorno-notte perché noi dipendiamo dalla luce e dal buio come primo movimento, ma anche dalla temperatura, quindi non c'è solo il viaggio in senso est-ovest, ma possono esserci viaggi nord-sud, per cui anche cambiamenti importanti di temperatura possono alterare il sonno. Ecco, andando verso la terza, adesso si dice la quarta età, quali sono le esigenze reali di sonno? Il problema è se il disturbo del sonno sia primario o meno. Che vuol dire? Se un disturbo del sonno nasce come tale, lo affrontiamo come insonnia, ma se il disturbo del sonno è secondario ad un'altra patologia, ad esempio l'ipertensione arteriosa, un diabete scompensato, le apnee notturne, qualsiasi cosa possa accadere di notte, una cardiopatia, allora è chiaro che dobbiamo affrontare questo problema del disturbo del sonno in tutt'altra maniera. Quindi la persona che ha più di 65 anni tendenzialmente comincia a presentare dei problemi, può alzarsi per urinare la notte, quindi ci sono delle difficoltà insite proprio nell'età che necessitano di particolari accorgimenti. Quindi dormire il giusto è buon segno di salute? Il giusto nella quantità e nella qualità. Quindi il giusto nella quantità non basta, ci vuole il giusto nella qualità, la persona deve svegliarsi riposata. Ecco, allora, siccome questo è un problema che riguarda tutti noi, sentiamo un po' i telespettatori che ne pensano, e quando dico questo, come sapete, dico Eugenia. Sì, vi chiediamo come sono le vostre notti e se siete fortunati e non soffrite di alcun disturbo, oppure invece se il riposo notturno è particolarmente faticoso. E in questo caso raccontateci quali sono i vostri disturbi e potete anche mandarci le vostre domande, le vostre richieste di informazioni, così noi le possiamo girare ai nostri ospiti in studio. Potete telefonarci, il nostro numero verde è l'822-8896, oppure potete scriverci a siamonoi@tv2000.it, potete mandarci un tweet, @siamonoi TV2000, oppure c'è anche la nostra bacheca di Facebook. Grazie Eugenio. Allora approfittiamo della presenza del professore per rendere un po' più completo il nostro viaggio nel sonno. Dicevamo, lei diceva, rispondendo a Massimiliano, è importante la qualità. Sì. Allora cerchiamo di capire più da vicino quali sono le patologie più frequenti legate al sonno e come, perché poi il messaggio di speranza è importante, e come ci attrezziamo per farvi fronte. Beh, sono tante, però le dobbiamo raggruppare, così diamo un'idea. Le insonnie sono un primo vasto campo di patologie e dei disturbi del sonno, poi abbiamo i disturbi respiratori in sonno, che sono un altro grande campo molto importante, molto sottovalutato. Tipo quel russamento, poteva essere indice di un disturbo? Sì, il russamento, la metà dei russatori va in apnea, quindi ci creiamo magari solo delle aspettative sul rumore, in realtà è una patologia importante. Che significa va in apnea? Così? Adesso entriamo... oppure trattiamolo subito, sì. Che cosa vuol dire andare in apnea? I russatori possono andare incontro a delle situazioni di soffocamento notturno. Il termine apnea non rende l'idea, perché noi immaginiamo l'apnea come qualcosa
che ci accompagna d'estate, scendiamo sott'acqua, prendiamo aria e andiamo in immersione. Non è così, il soggetto che va in apnea di notte inizia l'apnea dopo aver espirato, quindi dopo aver mandato fuori l'aria dei polmoni, va a riprendere aria, trova un ostacolo meccanico nella base della lingua e nel palato e quasi li aspira nel suo tentativo di respirare, si blocca e così va avanti per 10, 20, 30, 40 secondi con un pericolo perché l'ossigeno nel sangue tende ad abbassarsi. E il risultato è che è come se non dormisse di fatto. Ha detto bene, ci sono due elementi, la frammentazione del sonno, perché per riprendere a respirare noi dobbiamo scuotere un pochino il torace, e poi l'abbassamento dell'ossigeno che determina problemi di tipo cardiovascolare. Qui le persone hanno un po' di difficoltà a riconoscere come da un problema di sonno si giunga poi a una patologia cardiovascolare, però è semplice perché questo è un problema respiratorio che accade di notte. Professore, la interrompo un attimo perché vorrei introdurre nella discussione l'altra nostra ospite, Elisabetta Verrillo, neuropsichiatra di unità operativa complessa di broncopneumologia all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Benvenuta innanzitutto qui. Grazie. Al tavolo di Siamo Noi. Allora, abbiamo parlato un po' di tutte le età e abbiamo incominciato ad accennare al sonno, no? Dei nostri piccoli, ma è possibile che anche loro abbiano dei problemi? Io li vedo dormire sempre così saporiti. È possibile almeno che anche i bambini figli, abbiano dei problemi, come no? E sono molto diffusi i disturbi del sonno, anche i disturbi respiratori, come diceva prima il professore, e anche l'insonnia, anche se bisogna saperla riconoscere, perché è fisiologico che un bambino, soprattutto un neonato, un lattante, si svegli spesso nella notte per motivi fisiologici, di bisogni fisiologici primari come l'alimentazione e l'allattamento. E invece in un'età un po' più grandicella? E in età, i problemi, diciamo, l'insonnia è molto diffusa e soprattutto in età prescolare, si può protrarre anche in età scolare. In età prescolare si manifesta appunto con una difficoltà ad addormentarsi, un'opposizione ad andare a letto e a frequenti risvegli durante la notte. Ma questo perché? Di cosa soffrono? Non hanno una malattia nel senso stretto, oppure comunque bisogna escludere altre malattie pediatriche come può essere il reflusso gastroesofageo o allergie o asma. Ci sono delle malattie che possono dare dei disturbi del sonno e frammentazione del sonno. Però la maggior parte di questi disturbi sono, tra virgolette, benigni, sono legati a una errata associazione con il sonno e con l'addormentamento. Cioè il bambino ha associato generalmente la presenza del genitore, dell'adulto, che lo aiuta ad addormentarsi. Quindi non diventa autonomo, è un'acquisizione che avverrà piano piano nel corso dell'età evolutiva. E questo magari complica un po' le cose. Allora, Alicia, sì. Tu sei mamma di una bambina che è l'età della mia, 10 sì, anni, no? Sì. Hai mai avuto problemi con tua figlia? È una cosa che ti colpisce come una novità, che anche i bambini, poi ci diceva anche il professore, anche gli adolescenti abbiano problemi di sonno? Guarda, in questo io mi ritengo molto fortunata, ma ho seguito i consigli delle mamme, no? La nonna, cioè della mia mamma, che mi diceva è fondamentale innanzitutto avere delle regole, cioè i bambini devono avere delle regole di tempi, non è che se il genitore fa tardi, il bambino fa tardi e va, cioè il bambino andava sempre a letto alla stessa ora, mia figlia. Dopodiché di notte ovviamente si svegliava. Io mi permetto di dare un suggerimento alle persone che ci seguono, che mi è stato dato da un dottore che lavorava come missionario in Africa e mi diceva: Alicia, se di notte ti pesa tanto alzarti, non aspettare che tua figlia inizi a piangere. A una determinata ora lei sta ancora dormendo, tu arrivi lì con il biberon, le ficchi il biberon in bocca e lei inizia a mangiare. Io vi assicuro, mia figlia con tanti difetti che può avere come tutti i bambini del mondo non ha mai avuto problemi di sonno. Di notte io mi alzavo, mettevo l'orario tipo a 1 di notte, arrivavo in camera, lei dormiva, biberon, lei da sola iniziava, finita la poppata continuava a dormire, cioè non si è mai svegliata.
e non è una bambina tranquilla, perché anzi è molto energetica. Che cosa mi dice? È una follia? Un'innovazione scientifica di cui non si è sentito parlare, oppure una cosa che si conosce? È un po' di buonsenso che ci vuole sempre, quello non guasta mai. È probabilmente, ma questa cosa avveniva in un'età in cui la bambina ancora aveva bisogno di mangiare di notte. Sì, sto parlando 4 mesi. Ok. Diciamo che non è a 2 anni, non facciamo No, va bene, no, assolutamente. Prima dei 6 mesi il bambino che ha ancora bisogno della poppata notturna, probabilmente lei riusciva a individuare il momento in cui poco prima che si svegliasse per la fame veniva soddisfatto il suo bisogno. Sì, quindi in questo caso diciamo funzionava. Certo, però, tornerei. Però vorrei fare una domanda che denuncio subito, manifesta un evidente conflitto di interessi, dottoressa. È meglio manifestare. Sì, sì. Ma quando per stanchezza non riescono a dormire, li si può prendere e portare nel proprio letto? O è sbagliato? Mamma mia, a quel punto te li troverai tutta la vita a letto. Ho capito, ma per stanchezza uno non ce la fa più. Vabbè, per stanchezza c'era un libro, ditemi, Estiville, fate la nanna. L'abbiamo letto tutti. Sì, ma funziona. Devi essere un po' crudele all'inizio. Bisogna stabilire delle regole. Sì, ma fa più male a noi mamme seguire quel libro. Perché poi soffriamo noi del poco sonno anche dei bambini. Però secondo me poi anche quel buon senso soccorre, perché se una volta, diciamo che si può fare. Allora, c'è una regola però fissa. Allora, i bambini nel lettone, la terza via sotto, della Facondo, i neonati, i lattanti non vanno messi per anche evidenti soffocamenti, pericoli. Soffocamenti. Esatto, quindi questo assolutamente va detto, perché non bisogna dare, non bisogna creare dubbi su questo. Poi ovvio che il bambino più grande si alza da solo e viene nel letto, può venire nel lettone. Cercare sempre di capire qual è il motivo, cioè accoglierlo, ti rassicuro, e se con ce la faccio ti riporto a letto. Dottoressa, con gli incubi va bene. Con gli incubi cosa? No, nel senso, io accettavo, non nostri, ma quando magari la bambina piangeva che aveva l'incubo, allora uno l'accoglieva sempre, per rasserenarla. Anche sul risveglio si deve rassicurare, consolare, però ti riporto a letto, devi riconoscere un unico posto dove si dorme. Questo mi sembra importante. Io vorrei tornare, professor Beverini, a guardare, diciamo, alla fase in cui siamo cresciuti, siamo adulti, avevamo iniziato a individuare alcune patologie. Io vorrei capire intanto se quando ci si confronta con l'insonnia, no? E si vive anche il deterioramento della vita quotidiana perché si è troppo stanchi, questa è una condizione che perdurerà? Cioè l'insonnia si confronterà con questo problema a vita, perché psicologicamente è così che si sente, oppure si trovano delle soluzioni e quali, come? Si sente così, però di fatto non è così. Se l'insonnia si fa curare, il problema si esaurisce, viene trattato e migliora, guarisce. Potrà ripresentarsi e lo ritratterà un'altra volta, ma avendo già appreso le modalità. Ora, come si fronteggia l'insonnia? Si fronteggia in primo luogo cercando di definire che cos'è, in che momento della notte inizia, e ci aiuta molto, perché possiamo entrare così un pochino più nella personalità del soggetto. Se fa molto tardi ad addormentarsi, quindi si addormenta alle 2-3 di notte, se si sveglia troppo presto al mattino, se interrompe il sonno più volte nella notte. Poi però dobbiamo escludere, come dicevamo prima, tutte le cause mediche di disturbo di insonnia, quindi se il soggetto ha una patologia tiroidea oppure altro che possono dargli un risveglio durante la notte. Ma la cosa ma più importante, anche il cibo conta, perché cibo se uno mangia male la sera magari dorme come nei bambini, male. Anche nell'adulto, il reflusso dallo stomaco all'esofago e quindi alla gola può determinare dei risvegli, e quindi una cena molto pesante o dei cibi a cui siamo particolarmente intolleranti possono danneggiare il sonno, però lo fanno in maniera episodica. Sul reflusso invece può capitare più sere. Quello che volevo dire è che c'è un diario del sonno, è un foglio semplicissimo all'interno del quale tutte le persone possono scrivere l'ora in cui si addormentano, l'ora in cui si svegliano, riempiendo dei quadratini. Questo diario del sonno è fondamentale per il medico. Se il paziente arriva preparato ad una visita, sa raccontare i propri sintomi, sa descrivere in che modo ha dormito, anche con l'aiuto di un iPhone, magari ci sono tante app che possono aiutare. Questo facilita un pochino. Siamo in grado di aiutarli meglio, insomma. Sì, siamo in grado di aiutarli meglio. E sta passando anche un messaggio importante, mi perdoni se la interrompo, perché uno si rivolge ai medici per tante patologie o supposte patologie. Quando si è alle prese con dei disturbi del sonno, difficilmente si va dal medico. Invece il passaggio ha detto bene, quello. Non è che proprio difficilmente si va, non si sa da chi andare. Questo è il punto. La maggior parte delle o telefonate si chiede un sonnifero al medico curante. Si chiede un sonnifero
che povero deve darlo, perché alla fine la persona ha bisogno di dormire, quindi in base alle proprie conoscenze dà un farmaco su quelli che sono nel, diciamo, nel suo compendio, nella sua testa. Però il punto è questo: le persone devono essere aiutate ad identificare il medico a cui rivolgersi. Ora, nella panoramica dei disturbi del sonno, noi sappiamo che le persone non sanno veramente identificare che la propria stanchezza appartiene a un disturbo del sonno e che quel disturbo del sonno può essere curato. Quindi molte volte ci sono dei rimedi fai da te, dei rimedi della nonna che possono andare bene. No, possono andare anche molto bene. La regola, che ho apprezzato moltissimo, il concetto della regola è fondamentale anche per l'adulto, è fondamentale nel jet lag, nel bambino. Alicia. Le regole, mangiare e andare a dormire negli orari precisi, soprattutto per chi ha un lavoro a turni, quindi cercare di avere una regolarità. Maricia, il nostro professore ne sa tante e sa come farci migliorare, no, la qualità del nostro sonno, tanto che ha scritto un libro frutto dal titolo di anni di lavoro. È facile dormire, ovviamente se sai farlo, edito da Rizzoli, lo stiamo vedendo. Allora, iniziamo da un classico, la tisana prima di andare a dormire, va presa o non va presa? Dipende sempre chi la prende. Allora, se è un disturbo occasionale, se è un disturbo di un bambino, va bene, se è un disturbo di una persona che sta studiando e fa le notti, può andare bene, però ci sono dei disturbi, la tisana è proprio acqua fresca, altre volte può essere invece un induttore di calma, di tranquillità e di serenità. E si dorme meglio? Si può indurre un pochino. Faccio precedere la tisana dal pasto, cioè che pasto deve essere quello di una persona che ha dei disturbi di sonno, o meglio, cosa non deve mangiare e cosa potrebbe mangiare per facilitare e indurre il sonno? Beh, i cibi che contengono alcuni particolari aminoacidi, cioè dei nutrienti che favoriscono la formazione di serotonina e melatonina nell'arco della giornata, facilitano anche il sonno. In questo senso non c'è una vera dieta per dormire, perché poi, ripeto, parliamo magari di persone che devono fare delle diete per altre ragioni. Però possiamo dire che cibi con un contenuto di carboidrati complessi come la pasta, il pane, le patate, i legumi, in piccole quantità la sera facilitano il sonno. E poi ci sono anche da evitare però cibi complessi, troppo ricchi di spezie, di sostanze. Senta, diceva sempre mia madre, non la smentiamo che è anziana, mi raccomando se ci sta seguendo, ma è vero che le arance la sera non vanno prese? Sì, perché possono aumentare la quantità di acido cloridrico durante la notte. Le mamme hanno sempre ragione. E quindi il reflusso. Esatto, ma quanto tempo prima di andare a dormire conviene mangiare, per esempio, per assicurarsi un almeno sonno riposante? Almeno 2 ore prima. Terminare il pasto almeno 2 ore prima di andare a dormire, se è possibile. Altrimenti mangiare poco. Perché se ho un lavoro a turni e in effetti i miei orari sono parecchio alterati, cercherò di mangiare regolarmente e mangerò poco. Ma questi accorgimenti valgono anche per i bambini? Certo. Anche per i bambini, che devono fare una dieta completa di tutti gli alimenti, però sicuramente devono evitare dei cibi molto grassi o particolarmente difficili da digerire la sera. Altra domanda cruciale, dottoressa, anche qui conflitto di interessi. Stanze al buio o con la luce? Non c'è una regola, nel senso che se riesco a dormire con la luce, dormo tutta la notte con la luce, ma con la luce io intendo una piccola luce, non creare la luce artificiale, perché la luce artificiale altera comunque la produzione della nostra melatonina e quindi del normale ritmo sonno-veglia. Coinvolgiamo un momento Eugenia. Coinvolgiamo Eugenia, poi voglio sapere se questi accorgimenti li adotta anche lì, cioè sono curioso anche qui. Sono tanti nostri telespettatori che chiedono chiarimenti, in particolare uno vuole sapere come regolarsi per i turni, spesso è costretto a fare turni di notte e quindi diciamo gli salta il ciclo sonno-veglia, e poi tante le nostre telespettatrici più anziane che dicono insomma di avere intorno agli 80 anni e di non riuscire a dormire più di 4-5 ore, in particolare di addormentarsi molto presto ma poi di svegliarsi intorno alle 3-4 del mattino e non riuscire più a riprendere sonno, quindi chiedono dei consigli. Professor Peverini, tocca a lei. Comincerei con il lavoro a turni, che è occasione, come anche la collega sa, di perdita di sonno secca di un'ora al giorno per chi fa il lavoro a turni. Quindi le persone con il lavoro a turni sono private di un sonno normale di per sé. È chiaro che nei giorni di riposo dovranno riposare e soprattutto cercare di organizzare, se fanno la notte, qualche ora di riposo durante il giorno, pasti regolari, perché è veramente difficile mantenere un equilibrio se questo lavoro prosegue per tanto tempo. Gli anziani. Ma anche i familiari di chi lavora a turni sono coinvolti in tutto questo, quindi è un problema molto importante. L'organizzazione è molto importante. Gli anziani a 80 anni, come la signora che ha scritto,
hanno bisogno di sei ore e mezzo per notte. Se vanno a letto alle 9:30, si sveglieranno alle 4 del mattino. Quindi potrebbe essere utile tirare un pochino avanti. E guardare un po' di più TV 2000, che mi sembra. Perché di notte fra dei film bellissimi, dei programmi anche bellissimi. Sarebbe un bel accorgimento. A proposito di accorgimenti, ma tu riprendi quegli accorgimenti di cui abbiamo parlato? Ma sì, nel senso che sono assolutamente d'accordo che se vado a letto con lo stomaco pieno probabilmente dormo poco e peggio. Ho notato che se mangio pochissimo dormo meglio. Sulle tisane sono contraria semplicemente perché anche se mi fa dormire, qualora mi facesse mai dormire, poi mi sveglio perché magari devo fare pipì nel cuore della notte, quindi non è proprio consigliato, uno si sveglia per questo. Però io credo che la regolarità sia fondamentale. Mentre sulla luce, se mi permette, dottoressa, io sono tassativamente contraria. A chi però lo dici? Sì, io sono contraria ad avere la lucetta, però ho perso. Ho aperto un grande capitolo sulla luce. Sì, ho perso perché ho demorso. Mia figlia ha paura del buio la notte, vuole sempre avere una lucetta. Alla fine ho rinunciato. Gli ho spiegato che gli uccellini nel nido la notte dormono al buio, che sono protetti dalla mamma, tutto, perché il buio è qualcosa di naturale. Sì, 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 che dovremmo vivere in maniera naturale. Sì, non credo, cioè non. Non volevo dire che si deve dormire con la luce accesa, ma ci sono dei bambini che hanno delle particolari paure che, ripeto, però riescono a dormire, ma non è la luce, è il punto luce piccolissimo che magari li orienta se di notte si svegliano e gli serve per riconoscere l'ambiente dove sono. Però in realtà se potessero dormire a luce spenta sarebbe meglio, proprio per sincronizzare il nostro cervello con le ore di luce e di buio, quindi, ma anche sì, per renderci più liberi alla fine. Anche sì, perché se uno poi dorme con luce, senza luce, esatto, in viaggio ovunque. In viaggio è sicuramente. Però ho perso, dottoressa, ho perso. Ho gettato la spugna, mi sono rassegnata. Poverini, c'è un caso di paziente con difficoltà del sonno che lei è particolarmente orgoglioso di raccontarci di come ha aiutato a superare questa difficoltà? È un caso particolare che richiede un po' d'attenzione nell'ascolto. C'è una patologia che è la sclerosi multipla e mi è giunta l'attenzione nello studio, diciamo così, noi medici diciamo all'attenzione, è giunta in studio questa signora dopo una trasmissione televisiva, ho conosciuto il marito e mi diceva: mia moglie non dorme mai, ma di giorno è sempre sonnolenta e in più ha questa patologia. L'identificazione di una lesione della sclerosi multipla nel centro del cervello da cui parte il meccanismo che ci fa dormire mi ha consentito poi di elaborare insieme al collega psichiatra una terapia appropriata e ancora oggi dopo anni è efficiente. Sento la signora periodicamente, era una paziente che aveva visto in 10 anni tutta la neurologia romana e tanti altri, però nessuno aveva unito l'elemento morfologico della patologia con il disturbo sonno e qui è bastato riflettere qualche giorno e poi proporre alla signora un trattamento che è andato molto bene. Sono molto contento di questa situazione perché ha ripreso a camminare, ha ripreso a vivere di giorno, poiché chi non dorme di notte è sonnolento di giorno, dobbiamo allora ricordarlo. Noi chiudiamo questa prima parte, ma subito dopo parleremo di sogni e di sogni legati in particolare alla cristianità. Ringrazio i nostri esperti, Verrillo e Pederini, grazie per i tanti consigli che ci avete dato e naturalmente grazie alla nostra Alicia Colò, impegnata domenica con il mondo insieme. Assolutamente, vi aspettiamo. Non perdere 15:10. Fino alle 18 e poi anche dalle 18:30 alle 19:15. Una lunga domenica con Alicia. Pomeriggio insieme, sì. Grazie Alicia, grazie a tutti. Grazie a pubblicità, a voi. Poi grazie. I sogni. Grazie. Bentornati a Siamo Noi, l'avete sentito, stiamo parlando di sonno e di come il sonno influenza, determina la qualità delle nostre giornate e naturalmente dal sonno il salto è facile, non potevamo non occuparci dei sogni, qualcuno più grande di noi ha detto che noi siamo fatti della materia dei nostri sogni, una materia impalpabile che rende assai più ricche le nostre esistenze. Allora io coinvolgo subito Luisa Laurelli, ben arrivata, grazie. Psicoterapeuta, autrice del blog su di Repubblica, cosa hai sognato? Allora, Luisa, sognare fa bene.
Sognare fa molto bene anche perché in qualche modo ha anche a che fare col sonno, nel senso che se si fanno dei sogni piacevoli, in qualche modo anche il sonno è un sonno ristoratore. Quando si hanno gli incubi, spesso ci si risveglia durante la notte con angoscia, con un senso proprio di frustrazione, magari non si riesce neanche a dormire bene, quindi insomma la mattina ci si alza stanchi e quindi profondamente anche angosciati a volte. Volte proprio per il contenuto dei sogni, che è abbastanza rilevante, quindi è un protettore del sonno il sogno, quindi anche per questo avere dei sogni con i quali comunicare rappresenta anche la possibilità poi di avere un sonno migliore. Ma i sogni vivono di vita propria o sono la rielaborazione di un fatto accaduto magari nel corso della giornata o nei giorni precedenti? Sicuramente ci sono, c'è il residuo diurno, si chiama, no? È tutto quello che è avvenuto nel giorno precedente. Infatti in terapia spesso quando un paziente porta un sogno gli si chiede ma quando lo ha fatto, perché anche il tempo in cui ha fatto questo sogno è importante. Poi è anche vero che insomma i sogni riportano anche delle esperienze del passato, quindi quello che noi viviamo spesso è anche si ritrova in conflitti, in situazioni che abbiamo già vissuto nel passato, quindi il sogno poi è come una sorta di matassa che bisogna piano piano riaggomitolare. Sì. Ma si sogna tutte le notti, si sogna sempre? Sì. Anche quando non si ricorda. Anche quando non si ricorda. Perché non ce lo ricordiamo? Beh, perché non c'è una cultura del sogno spesso, nel senso che le persone che si ricordano di più i propri sogni sono quelle persone che poi li raccontano, hanno qualcuno a cui raccontarli. Nelle famiglie spesso c'è una cultura del sogno, nel senso che conosco famiglie dove la mattina ci si sveglia e ci si racconta i sogni. A casa mia si raccontano, ci divertiamo moltissimo a condividere i sogni. Altri invece no, e quindi il sogno rimane di profonda allegria. Sì, è molto divertente perché facciamo sogni divertenti. Allora, ci sono sogni tipici? Cioè, per esempio, ci sono sogni tipici che ricorrono, il cosiddetto campionario dei classici onirici? Sì, ci sono dei sogni tipici, tant'è che addirittura li possiamo ritrovare abbastanza simili anche nella Grecia antica. Artemidoro di Daldi li racconta, e per esempio la caduta dei denti è un sogno tipico, considerato tipico proprio perché sembra che sia passato attraverso i secoli e si continua a fare. Io anche nel blog... è uno dei sogni maggiormente ricorrenti. Spia ed è un sogno tipico. Spia di cosa questo sogno? Questo sogno spesso ricorre in quei momenti in cui si ha una perdita di mordente, il motivo per il quale si ha questo calo di energia, no? I denti servono per mordere, no? Per nutrirsi, e quindi in qualche modo simbolicamente lo possiamo... Qualche senso di insicurezza? Poi dipende dalla persona, ovviamente. Noi possiamo dare un significato collettivo, poi ovviamente ogni persona ha un suo significato. Qualcuno racconta per esempio dell'ascensore. L'ascensore che cade è un sogno ricorrente. Sì, ma ce ne sono tantissime. No, anche la casa, anche i sogni di impotenza, no? Quando non si riesce ad urlare o si rimane stanziali, no? Le gambe diventano talmente pesanti che non si riesce a correre, no? E invece si è inseguiti e si dovrebbe correre nel sogno. Quello è anche un sogno che anche Freud insomma raccontava, ed è un sogno tipico e ritorna attraverso i secoli, quindi questo sogno è un sogno che possiamo definire quasi culturale, no? È mitico in qualche modo. Ed è il sogno principale della nostra Eugenia. Muovere gli occhi mentre fai le domande, altrimenti è vero, ultimamente sogno che devo telefonare e non ci riesco, che non riesco a parlare, non riesco a fare. Senti, preoccupante, Vabbè, adesso vediamo, poi dopo parlo con la dottoressa. Sogni di impotenza, quindi magari separata sede, dottoressa, facciamo. No, l'ha detto. L'impotenza. È andata così. Posso dire una cosa che hanno detto i telespettatori per allargare così rispetto ai fatti miei? No, curioso. Capisco. Allora, i nostri telespettatori chiedevano se è normale svegliarsi stanchi per aver fatto dei sogni particolarmente impegnativi e da che cosa dipendono quei salti, quei sussulti che si hanno durante il sonno e che spesso sono collegati al sogno. Beh, durante il sogno c'è uno stato anche di attivazione attraverso le immagini, quindi se stiamo sognando di essere rincorsi, spesso questo sogno è talmente vivido che si possono fare dei movimenti, spesso anche i cani per esempio, no? Non so se li avete mai guardati, no? Spesso sognano e si muovono mentre sognano, questa cosa succede anche alle persone, quindi probabilmente questo stato di attivazione non consente di riposare così come avremmo voluto quando abbiamo questi sogni così
agitati, tra virgolette, quindi la mattina ci si sveglia con evidentemente un po' di fatica in più. Senta, Laurelli, questa espressione, i sogni lucidi, che cosa sono i sogni lucidi? Sembra un Allora, un i sogni lucidi sono quei sogni nei quali si sente di star sognando, cioè si è quasi testimoni, oculari del proprio sogno. E quindi in realtà non vengono... Cioè sai che non sai è reale. Che è un sogno. E quindi questo tipo di sogno in qualche modo viene considerato un po' un sogno di serie B per il semplice fatto che non si è totalmente incoscienti, quindi è come se si avesse un controllo all'interno del sogno, e sono spesso utilizzati per cambiare, diciamo, il copione del sogno per quelle persone che hanno dei sogni ricorrenti traumatici. E adesso proviamo a scoprire che di sogni si parla anche nelle sacre scritture. E su questo aspetto particolare ci aiuta da Milano il collega di Avvenire, Andrea Galli. Grazie Andrea per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, grazie a voi. E allora è così, nelle sacre scritture compaiono spesso i sogni? Sì, certamente, certamente. La Bibbia è percorsa dal tema del sogno, si può dire, dall'inizio fino quasi alla fine. E questa è una cosa che magari sfugge a tante persone che vanno a cercare magari il tema del sogno in un altro tipo di letteratura. In realtà nella Bibbia, se pensiamo a partire dalla Genesi, al famoso sogno di Giacobbe, quando scappando dall'ira del fratello Esaù ha questa visione di questa scala celeste, partendo da Giacobbe, passando per Salomone, per il profeta Daniele, per arrivare fino ai Vangeli, i sogni sono molto frequenti e quindi sono un tema importante. Ecco, ci puoi spiegare la funzione? Dunque, la funzione, la domanda è un po' complessa. Diciamo così, che secondo la prospettiva biblica e cristiana, il sogno può essere un momento in cui Dio parla all'uomo. Quindi questo è sempre stato contemplato da parte del popolo ebraico e da parte del popolo cristiano. C'è contemporaneamente stata però sempre una diffidenza nell'usare i sogni come mezzi per interpretare dei messaggi segreti, una specie di codice simbolico che possa permetterci di entrare nelle profondità della nostra anima. Mi spiego. Nella Bibbia c'è sempre stata la condanna della divinazione, cioè dell'uso dei sogni per predire il futuro. Senti, c'è sempre invece stata... Sì, scusa, sì. Sì. E invece appunto l'apertura è all'ipotesi che nel sogno Dio ci possa parlare direttamente o tramite degli angeli. Ecco, questo è importante e poi come un filo conduttore in parte lo ritroviamo anche nel Vangelo. Galli, per quel che riguarda i santi, no? Qui l'elenco potrebbe essere lunghissimo, a partire da Don Bosco, poi c'è stato chi come, insomma, San Tommaso d'Aquino ha dedicato grande attenzione all'argomento. Sì, certamente, certamente. Don Bosco è forse il caso più spettacolare, potremmo definirlo un santo onirico, perché poche figure come la sua hanno avuto una tale quantità di sogni divini, quindi messaggi dal cielo che gli sono arrivati in sogno. A partire dall'infanzia, cioè la vocazione di Don Bosco nasce con questo sogno famoso che lui ebbe da bambino quando aveva 9 anni, gli apparvero Gesù e la Madonna e lui prima aveva cercato di sedare una specie di rissa fra ragazzi che bestemmiavano, e questo è il Gesù che gli appare in altre sembianze, gli fa capire che la sua missione sarebbe stata quella appunto di lavorare con questi ragazzi, ma usando la mansuetudine e la carità. Quindi ecco. A partire dai 9 anni Don Bosco ha queste esperienze molto ricorrenti. Quindi i sogni arricchiscono le vite di tutti, a cominciare da quelle dei santi, l'avete sentito, ci sono però persone di cui qui a Chi siamo noi cerchiamo di occuparci sempre, che la notte un letto per dormire neanche ce l'hanno, che non hanno una casa, quindi ci siamo domandati come sono, se sognano queste persone, come sono i loro sogni, persone costrette a vagare per cercare un rifugio precario. Il nostro Gabriele Camelo è andato all'ostello della Caritas di Roma, all'ostello intitolato a Monsignor Luigi Di Liegro, e questo è il suo racconto. Allora, questo è l'androne dell'ostello.
questo è il banco della ricezione dove si raccolgono le firme per censire un po' le presenze. Mi ritrovo qui dopo una serie di fatti che mi sono successi nella vita, tipo la perdita di mia madre, purtroppo io sono vedovo anche di mia moglie, e una serie di problemi fisici. È stato un crollo economico e mi sono trovato così, praticamente a zero. La prima notte vera e propria è stata in una macchina, la quale non avendo più mezzi e soldi non potevo pagare più l'assicurazione, e quindi dopo due o tre notti che dormivo lì in un fermo della polizia mi viene sequestrata la macchina. E da lì la terza o la quarta notte non sapevo dove andare e ho iniziato a stare per strada. I primi posti sono stazione, Termini. Gli ospiti sono circa sotto i 200, 188 persone. E l'uomo torna sempre alle sue radici. Io nasco in zona 21, che è Roma, non so se conosci, e poi ci ho pensato dopo, con il tempo, mi sono trovato a dormire, a pensare ai miei problemi. La prima notte su una panchina al Parco della Rimembranza, che è il parco della mia infanzia, praticamente, col mio ultimo orologino bello, tutto elegantino, mi sono trovato su una panchina che se passava qualche malavitoso ero fatto praticamente, e sono finito in Caritas tramite Comune di Roma, assistenza sociale. L'ostello a me personalmente mi ha ridato, diciamo, quel calore, non dico uguale a una famiglia, però comunque sia io avevo perso tutte le speranze perché non ho più nessuno, e qui ho trovato persone, insomma, che mi ascoltano. Tieni conto che abbiamo anche una cappellina, tieni conto che abbiamo l'onore di ospitare, per così dire, la Porta Santa. Beh, lo svantaggio sicuramente è il fatto di un punto magari della notte ti senti qualcuno che sbrocca, che inizia a strillare. Sono un monotematico nel fatto di sogno. Sogno praticamente una notte sì, una notte no, mia madre, con cui io ho un rapporto feroce. Forse l'ultimo dei miei sogni è proprio quando ero bambino, che stavo al mare con mia mamma. Rivedere tua mamma, i tuoi genitori, la famiglia è sempre bello. È un momento, anche che sei in un sogno, però è come riaverla un minuto a fianco a te. Nella notte in cui non sogno mia madre, sogno i miei passati amori. E non faccio sogni erotici, sono sogni d'amore, che è diverso. Mi rivedo giovane, appunto, in questi innamoramenti, è il momento più bello, no? È il momento del gioco, dell'inizio della relazione. E finiscono i sogni quasi tutti bene, cioè con questa speranza in un futuro. Adesso devo dire, ultimamente dormo con più tranquillità, perché so che posso contare sulla Caritas. Vogliamo commentare il servizio del nostro Gabriele Camelo con l'altro ospite qui al tavolo di Siamo Noi, che presentiamo, Mimmo Di Biase, carabiniere e diacono permanente della diocesi di Roma presso la parrocchia Sante Perpetua e Felicita. Benvenuto. Grazie, alla nostra buonasera. Trasmissione. Insomma, visto il racconto di Camelo, firmato dal nostro Camelo, che ne pensa delle cose dette? È abbastanza reale, e i sogni che loro raccontano e che vivono sono veramente concreti. La cosa che ti lascia perplesso è che loro raccontano quello che è negativo, anche se sogno, perché purtroppo è il rivivere anche durante la notte quell'esperienza negativa, vissuta nella giornata, vissuta probabilmente anche nell'accoglienza. In tanti posti l'accoglienza è traumatica, perché sono tanti. Si fanno addirittura delle file e discutono fra di loro per essere i primi e per ottenere chissà che cosa. Mentre poi alcuni raccontano la bellissima esperienza del risveglio, un nuovo risveglio, una nuova speranza, una nuova certezza, non solo da parte di quelli che gli stanno vicino,
ma soprattutto di quelli che vorrebbero incontrare. Vorrebbero incontrare nella speranza che si aprissero al loro mondo, che è chiuso a 360 gradi. E allora è difficoltoso, ecco, non solo ascoltarli, ma cercare di dargli una risposta. E ora tutto quello, prego, tutto quello che loro dicono è puro, è vero ed è sincero. E su questo non c'è dubbio. Come non c'è dubbio, Luisa, che tutti, no, hanno diritto a sognare. Assolutamente. Un diritto inalienabile, direi. Però, come raccontavano, i sogni a volte possono essere anche un po' ristoratori, no? Questo amore che il Signore raccontava sembrava un po' essere quasi una risorsa, no? Rispetto al quotidiano. Sognare questo amore, questa speranza di un nuovo amore è come darsi un po' la speranza poi di svegliarsi e trovare la risorsa e l'energia necessarie per affrontare il quotidiano, che spesso non è poi così facile. E sembra così lontano dall'idea del sogno. Mimmo, si sentiva dalle sue parole la sua partecipazione. Lei, proprio dal canto suo, da tanto tempo lavora per assicurare notti con i sogni, ma i sogni buoni, ai senza tetto. Ci racconta che cosa fate da 7 anni e che cos'è Casa Heidi? Tutto è nato da una voluta volontà di accogliere queste persone senza fissa dimora. Perciò la 24esima prefettura della diocesi di Roma, che sono praticamente 12 parrocchie. In che quartieri, per farci capire? Nel settore sud della città di Roma, perciò la zona tra l'Eur e la periferia della Laurentina. E si è partiti con una tassazione personale, ci siamo autotassati per affittare dei container, nei quali prima siamo partiti da 4, poi a 8, poi a 12, abbiamo iniziato a girare per il quartiere, accoglierli e portarli e dargli non solo la possibilità di dormire, di lavarsi e di far preparare la cena dagli operatori Caritas. Poi man mano abbiamo chiesto al municipio una partecipazione che ci è stata comunque data come energia elettrica, come acqua. E poi pian piano abbiamo chiesto una struttura fissa. E siete arrivati a Casa Heidi. E siamo arrivati a Casa Heidi. Casa Heidi non è un nome casuale. Non è un nome a caso, ma è un nome preso da una povera, così detta tra virgolette barbone, morta nei giardini di Castel Sant'Angelo nell'anno 2000, nell'anno del Giubileo. E ricordandola, perché la seguiva molto la comunità di Sant'Egidio, si è voluto dedicare a lei questa piccola parte di questa scuola, ex scuola, ormai in disuso, nel settore sud, come dicevo, nella zona di via Cesare Pavese dell'Eur, e lì il municipio ci ha dato questa opportunità. E allora abbiamo messo su tutte le energie, loro la struttura e noi tutto quello che serviva per l'accoglienza, nella speranza di farli far sogni felici. Ecco appunto, tornato nella al tema della nostra trasmissione. Ma chi arriva al dormitorio? Italiani, al dormitorio stranieri, arriva chi sono? Di tutto. Malgrado la selezione, che è difficile da fare, tra me e un altro sacerdote della prefettura, arriva di tutto. Arrivano anche italiani. Anche italiani. Lo scorso anno, su 16 persone, 10 erano italiani. Famiglie anche? Quest'anno ne abbiamo una, non è italiana, è rumena, e una donna rumena che convive con un egiziano, è incinta al 7° mese. Ecco, io vorrei chiedere a Galli, sì, coinvolgerlo a Milano, se questa umanità dolente, no, che ci sfiora, che ci passa sotto gli occhi, che popola soprattutto le notti, è un'umanità verso cui adesso c'è maggiore, secondo te, maggiore disponibilità ad andare incontro, anche grazie agli inviti ripetuti di Papa Francesco per la misericordia? Guarda, a me veniva in mente questo. Nel Vangelo c'è un uomo che sogna, che è San Giuseppe. San Giuseppe riceve in sogno l'annuncio che Maria è incinta e Dio gli parla altre 3 volte in sogno. Quindi San Giuseppe è la persona che per eccellenza sogna nei Vangeli. Nelle Filippine si era sviluppato tempo fa una venerazione a San Giuseppe dormiente e il Papa nel suo viaggio nelle Filippine ha raccontato che sulla sua scrivania ha questa statuetta di San Giuseppe che dorme. E alla quale lui affida le sue intenzioni di preghiera con dei bigliettini
che mette sotto la statuetta. Quindi penso che se dobbiamo pensare ai sogni e alla Bibbia, San Giuseppe può essere considerato un po' la figura a cui possiamo affidarci anche nei nostri sogni e anche per i nostri sogni. Allora, grazie Andrea, grazie a tutti i nostri ospiti. Noi chiudiamo un po' prima del previsto, perché un po' prima del previsto daremo la linea al diario di Papa Francesco, che oggi con i suoi ospiti approfondirà i contenuti dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, scritta da Papa Francesco e presentata, lo avete seguito di certo in diretta su TV 2000 questa mattina in Vaticano. Noi invece torniamo lunedì alle 15:20, un inizio di settimana che si concluderà poi con la visita di Papa Francesco a Lesbo, e allora noi già lunedì saremo con il nostro Vito De Torre lì sull'isola greca, parleremo di profughi, ma vi racconteremo anche l'Italia che sta accogliendo in casa propria i migranti, delle parrocchie italiane che si stanno dando da fare per offrire a chi fugge dalla guerra e dalla fame un futuro di speranza. Allora, buon fine settimana a tutti, e a lunedì appuntamento alle 15:20. Arrivederci. Vi aspettiamo. Grazie.